Buonasera a tutti i telespettatori da Marco De Luca e benvenuti alla TG Nord. Il governatore della Regione Lombardia, Roberto Maroni, si è recato oggi a Bellinzona per incontrare il Consiglio di Stato ticinese. Frontaliere e ferrovia Arcisate Stabio tra gli argomenti trattati nell'intervista a margine dell'incontro in Svizzera. Vediamo. La giornata della concretezza. Ci può spiegare in due parole in cosa consiste questa concretezza? Abbiamo affrontato molti temi nel rapporto tra la Lombardia, il Canton Ticino e la Svizzera, temi legati alla mobilità transfrontaliera, alle questioni economiche, alle questioni ambientali, all'inquinamento dei laghi, all'Expo e alle infrastrutture. E su ciascuno di questi temi abbiamo preso delle decisioni o messo al lavoro i nostri tecnici per trovare una soluzione che sia conveniente e utile per entrambe le regioni. Questo è il metodo innanzitutto importante. Non vogliamo metterci in competizione o trarre vantaggio da situazioni che mettano in difficoltà l'altra parte. Dobbiamo trovare soluzioni ai problemi concordate tra di noi. Questo è il tavolo che è partito oggi su tante questioni concrete. Il prossimo incontro, che sarà in Lombardia prima di Natale, porterà le soluzioni ai problemi che oggi abbiamo messo sul tappeto. Quale sarà la collaborazione in vista di Expo 2015 tra la Lombardia, il Canton Ticino e la Svizzera? La Svizzera ha aderito subito a Expo, ne sono lieto, ci sono grandi opportunità che dobbiamo sfruttare, non solo la realizzazione del padiglione sul sito Expo di cui si sta occupando la società Expo, ma proprio le potenzialità che offre quell'appuntamento straordinario, quella fiera. Sono previsti 20 milioni di visitatori, 8 milioni stranieri, e noi vogliamo valorizzare i territori. Expo non è una questione solo di Milano o della Lombardia, vogliamo coinvolgere i territori per promuovere l'offerta turistica, per farli conoscere e per allacciare anche relazioni commerciali tra imprese del territorio e quelli che verranno ad Expo. E quindi il Canton Ticino è interessato, noi abbiamo come regione la regia di queste cose e anche su questo ci sarà una stretta collaborazione per definire azioni comuni che interessano la Lombardia e interessano anche il Canton Ticino. Parlando di frontalierato in Ticino, da più parti sta nascendo una certa insofferenza verso quelle che sono vissute come delle ingiustizie. Parliamo del dumping, dei padroncini per esempio. Da parte lombarda come la vedete? Ma è un'opportunità ma anche un problema, e noi vogliamo evitare che questa opportunità diventi un problema, opportunità di lavoro per tanti, intendo, lombardi. È per questo che vogliamo gestire questo rapporto in modo tale da evitare tensioni o che ciò che avviene in Lombardia, il fenomeno dei frontalieri generi tensioni in Canton Ticino. Dobbiamo regolare questi rapporti evitando, riducendo, eliminando il dumping di cui parlava, ma tenendo presente anche che c'è un fenomeno inverso che crea tensioni in Lombardia, che è quello della delocalizzazione di imprese che fuggono dalla Lombardia perché trovano qui condizioni economiche e ambientali più favorevoli. Come regolamentare questo fenomeno, che è un fenomeno sociale, evitando che crei tensioni? Questo è il tema a cui ci dedicheremo da oggi. No, non mi pare che apra lo Ius Soli, dice, se ho letto bene, sì, così io istintivamente sono favorevole, però ha messo molti però e molti paletti, non si può procedere automaticamente al riconoscimento della nazionalità italiana se un bambino nasce qui e poi i suoi se ne vanno. Ecco, mi pare una posizione interessante da valutare, perché non ha detto sì in modo indiscriminato, assoluto e totale, quindi l'ha detto in modo problematico e ha evidenziato che ci sono problemi e questioni rilevanti, che è la stessa cosa che diciamo noi, che dico io. Presidente, tornando ai rapporti tra Italia e Svizzera, lei più volte ha parlato della creazione di una zona franca, soprattutto per le aree di confine, ne avete parlato oggi? Non ne abbiamo parlato, ma è uno dei temi che voglio approfondire, perché lì c'è scritto Repubblica, Cantone Ticino, e quindi può essere uno sviluppo interessante.
una mozione della Lega sulle province in consiglio, ne farà presente domani a Roma? Sì, sì, domani a Roma ci sarà un incontro tra le regioni su questo tema e poi un incontro anche col governo. E al governo porterò l'ordine del giorno che è stato approvato ieri in consiglio regionale e parlerò anche di un altro tema che è quello del patto di stabilità che sta molto a cuore. Chiederò al governo, inviterò il governo a partecipare a un incontro con i sindaci che intendo organizzare nelle prossime settimane, così come abbiamo deciso a giugno, per discutere di questo tema che sta mettendo in gravissima difficoltà tutti i comuni lombardi. Province e patto di stabilità, province e comuni. Sono competenze del governo di Roma, ma come Regione Lombardia sono interessato a che i comuni lombardi non soffrano ingiustamente di norme, di leggi vessatorie nei loro confronti. Il cantiere della Stabio Arcisate, quando riparte? Non è un appalto della Regione. Ci sono criticità di cui mi voglio occupare, mi sto occupando per trovare una soluzione e penso di poter dire che entro una settimana sarò in grado di capire se questa soluzione c'è dopo aver ascoltato tutte le parti in causa. Mi auguro che ci sia, sto lavorando perché ci sia. Se riusciremo a trovare una soluzione che metta d'accordo, che risolva le questioni economiche, le questioni ambientali, le questioni di altro tipo che hanno inceppato i lavori e fermato i lavori, il cantiere potrà ripartire rapidamente. Se non si trova una soluzione, il cantiere rimane chiuso, è per questo che io sono impegnato a trovarla, pur non essendo compito mio. Lo voglio fare perché mi interessa che quella linea venga riattivata, il cantiere venga riaperto, perché è strategica non solo per Expo ma per il futuro dei collegamenti tra nord e sud delle Alpi, no? Perché collegherà Malpensa. Domani voglio incontrare anche il ministro Lupi perché è una ovviamente soggetto essenziale in questa partita.